Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack and Jack 96 che mi dà. Questa volta torniamo su Dark Soul, sempre in compagnia di Silvio, come al solito io scrivo saluto in modo così lui mi saluta. Perfetto. E ci troviamo su Dark Soul. Ci siamo lasciati qui che praticamente nello scorso gameplay siamo andati ad uccidere Guinevere. E no, un'altra volta mi sono sbagliato. Gwendolyn, cazzo, ogni volta mi sbaglio. Guinevere la tettona. Gwendolyn è quello che sta di sotto, a ribella Silvio. Quindi ragazzi, allora, dicevamo, siamo andati nello scorso gameplay ad uccidere Guinevere. Gwendolyn. Oh, dicevo, siamo andati a uccidere Gwendolyn. Guarda, se mi risbaglio, ok. E praticamente adesso è questo che prendiamo a uccidere Sith senza scaglie. Quindi ragazzi, allora, per chi se lo sta chiedendo, mi trovo già qui. Che praticamente nel senso che lo facevo vedere, che era una stradina piccolina. Ricordate del falò principale di Anor Londo? L'avevo pure detto, mi pare, in un gameplay, se eravamo appena arrivati ad Anor Londo, che dicevo praticamente che da quella parte lì si va per andare da Sith, insomma, mi pare che l'avevo detto. E siamo passati da quella parte, insomma, quindi senza nessun problema. Comunque, dicevo, prima, non ve l'ho fatto vedere, però prima mi sono teletrasportato al floor principale di Anor Londo, perché stavo facendo robe. E vi ricordate, lì c'è stata l'anima della guardiana del fuoco, insomma. E l'anima della guardiana del fuoco mi ha attaccato perché io ho ucciso Gwendolyn. E quindi per questo motivo qui mi ha attaccato, io l'ho uccisa e ho preso l'anima della guardiana del fuoco. Quindi adesso abbiamo un'anima della guardiana del fuoco senza nessun problema. In modo che così possiamo mettere fiaschette sul sacchio 4. Quindi è una cosa buona, insomma, no? Molto utile, buona. E adesso qui, come potete vedere, sta un golem di ghiaccio. Mica stiamo a Minecraft. Ok, dicevo, sta un golem di ghiaccio. E questo qui, se avete il DLC e lo uccidete, vi dà l'orologio rotto. L'orologio rotto serve per il DLC, per andare nella zona del DLC. Io purtroppo il DLC non ce l'ho, quindi questo orologio rotto, manco mi ricordo, pendolo rotto, boh, mi ricordo, non lo posso prendere perché non c'è il DLC, appunto. Mai lisciato, o meglio, mai preso, ma mai fatto niente. Muori, schifo. Quindi mi dispiace, questa run, in questo video, in questo gioco, in questa, come cavolo volete chiamarla, in questa serie, non vedrete purtroppo il DLC, che io non lo possiedo. Mi dispiace ragazzi, io ogni volta dicevo lo voglio, ma comunque no. Anche questo qui l'ho preso perché quando ho finito il gameplay precedente sono venuto qui perché mi andavate a fare un po' di PvP. Non è vero, sono andato avanti così per farmare un pochino, ma non invaso, quindi visto che c'ero l'ho preso. E quindi per questo motivo qua ho preso quell'oggetto lì. Per chi se lo sta chiedendo non ci sta, è per questo motivo. Però senza nessun problema. Uccidiamo sti figli di una buona donna. Perfetto. Andiamo avanti, proseguiamo e andiamo verso Sith. Il senza scaglie. Yeah. Mori. E mori. Schifi di merda. Dai. No, tu non spari. Ok, mi pare che lì non c'era niente se non sbaglio. Andiamo a controllare. Più veloci della lecce. Allora, di là non ci sta niente, se non sbaglio. E qui però ci sta un baule. Ok, ah, pure di là sta un baule, che palle. Titanio scintillante, utile, molto utile, molto molto utile. Ah, comunque c'ho l'ondata acida perché, sì, perché mi piace l'ondata acida, me la sono messa. Casomai la volessi usare, basta mettere la fiamma della piromanzia. Ondata acida, voilà. Il giochetto è effettivo, signori, è effettivo. Ora andiamo per di qua. Dai, attacca. Vabbè, però mi devi dare la spallata. Stronzo, dai, su, e non mi fa perdere tempo. Mori, schifo di merda. Quanto è brutto il tuo occhio rosso, mamma mia. Vabbè, questi qua ogni volta mi fregano sempre. Una volta non mi fregavano mai, boh, mi fregano. Vabbè, ma sti cazzi, tanto muoiono facilmente. Ditemi il scintillante, perché? Ah, non me l'ho fatto vedere, ragazzi, sono di livello 82. Sì, vedi, livello 83. Quindi senza nessun problema. Vabbè, però ogni volta sto attacco liscio sempre tutti. Eppure tu muori. Tiè. Ok, andiamo a prendere l'oggetto che sta qua. Questo però è un mimic. Guardate. Ha la catena messa male. Non sei morto. Minchia. Mo sei morto. Che c'è, dai? Scudo da cavaliere di cristallo, vabbè, no? Niente di che. Io c'ho il mio scudo cimiero ondulato, che è molto power. Molto power. Ok, va bene. Allora, prendiamo sto cazzo di ascensore.
andiamo sopra e andiamo verso Sith, il senza scaglie. Dai, più veloce della luce. Forza, forza, forza. Su, 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 su. Sali, veloce, su. Ok, ci stiamo avvicinando da Sith, perché guardate, è pieno di ghiaccio. E qui c'è stato un nemico che lo protegge. Ah, vabbè, tanto sta in fatro. Non me te ricordavo in fatro. Aha, ti è piaciuto, eh? Aha, ti è piaciuto, eh? Vabbè, però ti allontani, l'hai capito, gioca. No, t'ho preso, non ce lo posso credere. No, non l'avevo preso, sto scherzando. Non mi ha caricato ancora la barra dell'energia, quindi quando sono andato a vedere la stava perdendo. Presa. Però non sei morta. Ora sei morta. Tieni scintillante di tanini verde grande. Dai, molto utile. Allora ragazzi, qui c'è Sith. Però prima di andare, io vi consiglio di mettervi un anello. Cioè, famoso anello che non perdete roba. Cioè questo. Questo qui, se ve lo mettete, perdete anche le maledizioni, eccetera eccetera. Questo qui soltanto non perdete anime. Questo qui non perdete anime e perdete maledizione. Io mi metto questo e andiamo avanti. Lo sapete perché l'ho messo? Perché Sith qui non si può uccidere. Corri, sono in fatro. Corri Sith, qua non mi può prendere, lo sai. Dai, spara Sith. Dai che faccio vedere che qua non mi può prendere. Oh, Sith, yuhu. Ok. Ah, corri, ci mettiamo qui. Vedete, qua non mi può prendere. Però visto che dobbiamo morire, io me ce butto in mezzo. E sti cazzi. Olle. No, non siamo ancora morti. Dai. Oh. Dovevamo morire per forza, ragazzi. Ok. La nostra strategia è andare a puttane, come potete vedere, che Steve dice non può mettere segnale. Quindi dobbiamo andare da soli. E praticamente questo pezzo volevamo arrivarci da soli, in modo che così poi dopo lui metteva il simbolino qui nel luogo in cui adesso noi andremo, perché una volta che siamo morti qui esponeremo in un altro posto, come potete vedere. Lui doveva metterlo qui, però a quanto pare non lo può mettere. Quindi vabbè, sti cazzi, fa niente, andrò da solo. Nessun problema. Ci rimettiamo nell'oro di Havel. Oh, ok, qui c'è un bellissimo falò. Ci mettiamo il falò. Accendiamo il falò, ci sediamo al falò. E andiamo. Vedete qua è chiuso. È chiusa. Scusate. Condividiamo la cella anche con 3D su queste persone qui che sono bastardissime. Non è vero, sono assunzione animale. Tanto mi piace la Svilandra. Olle. Pure di qua ovviamente è chiuso. Come si esce qua? Niente, rimarremo per sempre qui dentro. Mi dispiace ragazzi, è finito il gioco. No, non è vero, qui c'è sta una guardia che proprio si fa i cazzi suoi. Facciamo così. Muore. E prendiamo la chiave. E usciamo. Ma succede qualcosa. Che cosa? Un uomo serpente tira una leva. Così, a cazzo. E mette questo rumore proprio fastidioso. Ma proprio tanto. E libera queste. Queste, boh. Robbe. Libera robe. Viscidose, schifose, fanno senso. No, non è vero. Ha messo sto rumorino. Adesso sti uomini serpente scappano. In teoria non ci dovrebbero neanche attaccare. Ecco, apposta. Scappa, va, bravo che fa. Bravo, bravo. Muori tu. Uno lo uccidiamo, l'altro lo lasciamo scappare. Scappano perché questi hanno paura di quelle cose lì che hanno liberato, eh. Ok, salve. Ah, ti sei spostato, stanzetto. Alcune celle però nascondono dentro robe. Ora non mi ricordo esattamente quale, quindi io le aprirò tutte. Mi dispiace, io le apro tutte. Eccole, arrivano. Oh. Uè, liscio. Come le sciotto. Mamma mia, mi sciotto come non mai. Questa è chiusa perché ci serve un'altra chiave. L'ho lisciata.
Ah beh, l'ha sciolto anche col colpo semplice. Ma sti cazzi allora. Vai, 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 vai. Mi hai preso comunque, eh? Sto stronzo. Oh, roba. Minchia, se spade leggere che cazzo ci faccio io, Diego? Vabbè, facciamo sta scorciatoia. Yeah. Preso. Ma non sei morto. Ah, sì, sì, sei morto. Ok. Chiave. Eccola qua. Una chiave extra. Che apre la porta che aveva sta di sopra, praticamente. Quella porta lì che non si poteva aprire. Presa. Muori. E muori anche tu. Pensavo che le bisciottavo, invece no, le sciotto. Minchia, quanto è qua. Adriana! Ok. Minchia, qua qualcuno c'è morto. Ma sono stronzata a farle fuori. Chi è? Oh, umanità, grazie. Queste non ci attaccano. Perché sono buone. Però se noi le uccidiamo ci prendiamo i miracoli, se non sbaglio. Intanto mi arriva un messaggino. E se non sbaglio fuggono pure. Miracolo, teppone curativo. E miracolo, teppone lenitivo. Qui c'è Logan Gran Cappello. Però adesso non ci parlo. Perché voglio andare a disattivare sto cazzo di rumore. Mi dà un fastidio cane. Non un fastidio e basta, un fastidio cane. È diverso. Detto mi arrivano messaggi a Gogo. Perfetto. Bella uomo serpente. Che si dice? Mi devi agganciare a questo, che cazzo. Wei, wei, wei. Buoni, eh. Liscio. Fatemi curare. Tu muori. È inutile che fai così, tanto me puoi prendere. Voilà. E vaffanculo. Rumore di... Oh, rumore di merda. Stai zitto. Ah, le mie orecchie. Mamma mia, non potete capire. Qui prendiamo la chiave che ci serve. Chiave porta gigante della torre dell'archivio. Che praticamente sta chiave aprirà la porta in cui è scappato l'uomo serpente. Che adesso ci dobbiamo andare, che è l'unico modo per uscire da qui. Scendiamo per di qua. Andiamo a parlare con Logan Gran Cappello. E poi dopo lo veniamo a liberare. Hello again. What sì. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stay no. The archives. Such a storehouse of knowledge, so close, but just the thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand? Sì. Va bene. Ti libero, no, non posso, non c'ho la chiave. Hello again. Sì, bla 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 bla. Praticamente ragazzi, la chiave si prenderà leggermente più avanti, leggermente, neanche tanto. Quindi ragazzi, adesso faccio un piccolo taglietto e ci vediamo direttamente di sopra, perché sennò è una palla incredibile. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Allora, aperta e ci sta un oggettino. Non mi ricordo che cosa però. Ah vabbè, dai, anima guerriero coraggioso. Tutto questo qui per anima di guerriero coraggioso. Piuttosto buona, molto buona. Salendo queste scale, uccidendo anche l'uomo serpente che è scappato, vabbè, io l'ho ucciso subito. Saliamo per di qua e prima di andare di qua, intanto l'apriamo. Quella famosa chiave che abbiamo preso, dove c'è sta quel cazzo di coso che fa rumore. Giradischi? Sì, chiamiamolo così. Se andiamo per di qua, ok? Beviamo una pozza. Poi caschiamo qua. E andiamo per di qua. Qui c'è sta la roba della guardiana. Mi ricordate quando è morta la guardiana? Ha lasciato praticamente i vestiti illuminati. Questa qua li lascia invece integri. Quindi senza nessun problema possiamo prenderci sta roba. E adesso io mi riparo robe e ci rivediamo di sopra. Mentre io evoco, voi sapete bene chi è. Andiamo avanti. Mentre che lo aspettiamo, ovviamente. Ovviamente sto parlando di Silvio, per chi non lo sa. Uccidiamo questi. Facciamo fuori questo nel vecchio stile. Vaffanculo e non rompere coglioni. Perfetto, andiamo avanti. Allora, andando per di qua, ma proprio per di qua, ci troviamo da uno stregone, chiamiamolo così. Chi è?
Mori, schifo di merda. Ma fai schifo al cazzo proprio in una maniera incredibile. Silvio non arriva? Ah, eccolo, l'ho chiamato, perfetto. Minchia, ci ha messo leggermente più tempo del solito. Vabbè, sarà la connessione, sarà il lag, quello che è. Allora, come potete vedere lì giù ci sta un ponte, però è girato. Cosa dobbiamo fare? Salire quella scala che sta lì, quindi senza nessun problema. Però prima andiamo per di qua. Perché? C'è qui questa roba. Ciao Silvio. Vai Silvio, spacca tutto, mi raccomando. Lo fa fuori lui. Va bene. Di qua non mi pare che ci sia qualcosa. Mi pare di no. No, non ci sa niente. Andiamo per di qua. Aspetta prima di girare la scala, Silvio, non mi fare scherzetti. Vai. Puoi anche girarla. Vai. Dai, 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 su, veloce, gira sta cazzo di scala. Mamma mia. No, lì non ci sta niente, ok. Lo so, stavo vedendo, sì. Stai calmo, non ti incazzare. Yeah, liscio. E liscio. Mori, ah, te l'ho fregato, sì, Sta botta pure io te le frego. Dai, dai, vai, 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 buttati. Alla hua, al bar. Mamma mia. Un altro stregone di merda. Perché palle? Mamma mia, oh. Stai sempre in mezzo, sì, stai sempre in mezzo. Lo sapevo che cascavo di sotto, l'ho fatto apposta, ragazzi. Non mi preoccupate. Ok, andiamoci a riprendere le anime. Ovviamente era tutto calcolato, ragazzi, volevo proprio cadere di sotto perché mi andava proprio di far vedere che Silvio mi blocca la strada. Maledetto Silvio, un giorno mi vendicherò, non ti preoccupare. Vediamo ste cazzo di anime. Ok, perfetto. E andiamo qua sotto. Ehi, un attimo, fammi prendere le anime. Cattivo. Olle, mamma mia, fallo tu, no? Ti è piaciuto, eh? Ok. Scendiamo qua sotto. Voilà. Proprio alla vecchia maniera. Apriamo qui e abbiamo aperto una scorciatoia. Per che cosa? Per il falò. Ma dai ragazzi, vi faccio vedere. Sta libreria si toglie. E di qua c'è il falò. Eccolo lì. Però non lo posso accendere. Quindi adesso andiamo per di qua tranquillamente, senza nessun problema. E andiamo a prendere robe, come per esempio sto scrigno con dentro la chiave, se non sbaglio. No, il pezzo. La chiave era quella a schigno. Ok, andiamo per di qua. Sì, petato uccide Mimic. Che qui ci stava Mimic. Mimic. Qui dovrebbe esserci la chiave. No, la roba degli invocatori. Perfetto. Qui ci dovrebbe essere la chiave. Oh, ok. Questa chiave libera coso. Logan Gran Cappello. E qui c'è sta roba. Senza nessun problema. Dopo ragazzi vado a liberare Logan. E dopo lo incontriamo dove abbiamo appena preso prima il pezzo di Tenite Blu. Si troverà lì seduto. Ora ragazzi, andiamo per di qua, tranquillamente. E qui sotto mi pare che c'era un qualcosa, sì infatti. Pietra prismatica, praticamente ci segna la via. Vi ricordate la roba che stava al... al coso, al... la tomba dei giganti? Quella roba che stava vicino a coso, a... Paces la Iena? Quella roba lì tutta luminosa. È quella là, praticamente. La pietra prismatica lascia quei colori lì. Ora qui in teoria ci dovrebbe essere golem d'oro. Però non c'è. Va bene. Non lo vedo. Oh merda, telefono. Ok ragazzi, il telefono ha smesso di squillare. Fate finta di non aver sentito niente. Comunque ho preso la roba cristallina. Vi ricordate quel nemico che stava proteggendo l'ombra? La nebbia di Sith. Eccolo lì, il set. Ok, adesso se vogliamo andare a uccidere Sith senza Sky, dobbiamo passare di qua. Oh! Mamma mia. Fai lo slalom tu in mezzo ai golem di cristallo. Tanto Silvio mi sa che sta pure uccidendo. Io corro, io lascio. Io me la lascio tutta. Caverna di cristallo, signori. Caverna di cristallo. Dai, attacca, attacca. Bravo, fai il salto. E mi prende pure. Oh cazzo, stavo a cascà. Corri. Corri, non ti fermare. Lui ti uccide. Mi lascio a Silvio i nemici. Io proprio non me ne inculo. Qui ovviamente dove casca la nebbia, se la nebbia, la neve, potete praticamente passarci. Perché lì c'è un tappeto invisibile. Roba invisibile, terreno invisibile. Sì, ma che è cascato di sotto? Ah no, eccolo, sta qua. Io mi culo così. Ah, tu non puoi, io sì. Ah. Ok. Andiamo per di qua, proseguiamo. Ovviamente dove casca la neve, ragazzi, Non oltre. Andiamo per di qua, tranquillamente, senza nessun problema. E qui c'è un golem d'oro.
Se è d'oro, non mi ricordo se è d'oro. Sì, 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 è d'oro. L'ha pure preso. E? Oh, ehi, ma carena. Fammi cura, va. Ok, perfetto. Adesso andando per di qua. Oddio, pensavo che cascati sotto. Qui stanno due lucertole. Muori. E andando per di là, ragazzi, c'è la lastra di dianite blu. Poi adesso non la vado a prendere per il semplice motivo che lì devi fare zig zag, ok? Devi fare zig zag, non è una strada dritta come questa. Quindi io ho paura di andare lì. Quindi non la prenderò. Anche perché non mi serve, mi pare. Elettrica mi serviva quella blu, mi sa. Sì, mi sa che era quella blu. Vabbè, quello che è comunque, ragazzi. Qui c'è sta l'anima di un eroe. Quindi molto utile, molto molto utile. E andando per di qua. Sì, ovviamente mi aspetta perché è un bravo bambino. Bravo bambino. Dai, dai, andiamo, andiamo. Levati dal cazzo. Oh. Qui stanno delle ostriche ultra giganti. Però io non me le inculo altamente. Bella, bella raga, bella frate, come butto, tutto a posto? Sì, tutto bene. Oh, sì, sì, tutto bene. Mamma mia. Questi sono giocatori che sono morti per colpa della maledizione. Guardate come scompaiono e ricompaiono. Aspettate però, questi mi stanno a seguire. Mi sa che stanno dentro. Vabbè, fa niente. Vediamo. Quanto siamo fighi. Mamma mia, quanto siamo fighi. Quello è il cristallo che mantiene immortale Sith. Senza Sky. Possiamo tagliare la coda a Sith, eh? Però non è facilissimo. Però si può tagliare. Ciao Sith. Non ti incazzare, dai, siamo amici. Ok, abbiamo il cristallo. Beccate questa, sì. Ah ah. E mo? Oddio, no, c'è sta l'ostica. Oddio, c'è sta l'ostica. Ah, si ritira, si ritira, si ritira. Non è vero? No, non è morta. Ora è morto. C'è più sfida, insomma, no? Con le ostiche in mezzo. Bellisci, sit. Io ti attacco. Mamma mia, i danni. Oh, eh. Non me li ricordo molto gli attacchi di sit, eh. Ovviamente l'ostica è morta perché l'ha uccisa sit. Continuiamo a fare giro giro tondo. Sì, sì, Tibio. Non mi morire. C'ho quattro fiaschette. Dobbiamo tagliare questa coda. Manca poco, manca poco. Un altro attacco. Non è vero. Un altro attacco ancora. Non è vero. Sì, sì, ma stai morendo. No, 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 sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Bevi, bevi. E tu, e muori. E oh merda, merda. Cazzo, si è girato. L'ho lisciata? Sì. E tu, e tagliati. Io ho tagliata una volta, non ci riesco più. Ma smetti il sit di girarti, mi stai sui coglioni quando fai così, eh. È morto. No, io volevo tagliare la coda. E vabbè. Abbiamo ucciso sit. Guardiamo il sole. Yeah. Mamma mia. E abbiamo preso la terza anima del Lord. Quindi ragazzi. Che sì, no, sì, ma è impossibile che è quello. Allora ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo. Nel prossimo gameplay, ragazzi, andremo ad uccidere l'ultimo Lord, praticamente la culla del caos. Quindi adesso ci ripariamo il tutto. Saliamo a livello 84, anche l'unico che posso arrivare. E scriviamo a Silvio saluto, in modo che così lui vi saluta. E ci vediamo alla prossima. Fuck yeah.
Dai, Silvio, quanto tempo ti ci vuole? Forza, forza, su. Beh. Ciao ragazzi.